Sono ormai finite le lunghe e calde giornate estive, godiamoci al massimo quello che l'autunno ha da offrirci, ma prima o poi molti di noi dovranno tornare a mettere la bici sul rullo. Per chi come me ha due biciclette a disposizione, è giunto il momento di preparare la Pain Cave permanente per l'inverno. In questo video vedremo come fare a tenerla pulita e profumata. Per prima cosa va fatta una pulizia approfondita della bicicletta, visto che sui rulli non prenderà fango e sporco durante l'inverno. Non è proprio quello che ho fatto io, ma meglio la pulite e meglio è. È anche una buona occasione per controllare lo stato di funzionamento del rullo dell'intro trainer. Se è fatto come questo Wow Kicker, avrà un pacco pignoni unito a un corpetto attaccato al rullo. Quindi è anche una buona occasione per smontare il corpetto e vedere se è tutto ben lubrificato e funziona bene. Tra l'altro è una buona occasione anche per controllare le ruote, visto che le toglieremo dalla bicicletta e staranno per un bel po' di tempo inutilizzate. Abbiamo fatto tra l'altro un video poco tempo fa in cui spieghiamo come fare il tagliando delle ruote e vi ho spiegato anche come controllare il corpetto. Si può fare la stessa cosa ovviamente anche sul rullo. Una volta posizionata la bici sui rulli, dobbiamo preoccuparci del nemico numero uno dell'indoor training, il sudore. Il sudore infatti è composto per il 99% di acqua, ma con quell'1% ci sono dei sali minerali e soprattutto dei batteri che sono responsabili sia del cattivo odore che del potere corrosivo di questa miscela. Se lasciamo le parti metalliche esposte per tre mesi invernali al lavoro del sudore, al lavoro corrosivo del sudore, ce le ritroveremo ossidate e arrugginite in primavera. Quindi è importante proteggerle prima di iniziare le sessioni di allenamento sui rulli. La cosa che vi consiglio è usare un prodotto specifico come questo Sweat Protection di MacOff. Va spruzzato su tutte le parti metalliche, sia nascoste che visibili, sia della bicicletta che del rullo. Va fatto asciugare e poi rimosso con un panno pulito. Mi raccomando, non spruzzatelo sui dischi, sulle pastiglie o sui pattini dei freni. Per migliorare la situazione e proteggere il grosso della bicicletta si può usare un telo triangolare, ne esistono in commercio, che va dal manubrio al reggiselle che raccoglie la maggior parte del nostro sudore. Però inevitabilmente sui comandi andrà a finire un sacco di sudore, che sono anche una delle parti più delicate della bicicletta, e anche sulla parte posteriore, sul rullo, ci finirà un sacco di sudore che sgronderà dai nostri pantaloncini. Quindi queste due parti vanno sicuramente protette bene. Il potere protettivo di questo Sweat Protection dura nel tempo, quindi è un'operazione che va fatta essenzialmente a inizio inverno. Si può fare anche una volta al mese se si vuole, si pulisce anche la bicicletta, una volta pulita si può ridare il prodotto, però generalmente dura per i 3 mesi invernali. Una volta che abbiamo finito di pedalare, poi bisogna occuparci ovviamente del sudore rimasto sulla bicicletta e anche del cattivo odore che questo può generare se non andiamo a pulire. In questo caso si può usare un prodotto per la pulizia che è anche un antibatterico che andrà a rimuovere i germi che appunto generano il cattivo odore e ci lascerà la bicicletta pulita e pronta per la sessione successiva. Una delle cose belle dell'allenamento sui rulli è che la bicicletta non si sporcherà, sudore a parte, quindi la catena rimarrà sempre pulita. Buona cosa quindi dopo la prima pulizia mettere del lubrificante secco, visto che non prenderemo acqua mentre faremo i rulli, ed è anche buona cosa magari passare con un panno la catena una volta al mese per togliere il lubrificante esausto e mettere nuovamente un pochino di lubrificante fresco. Ovviamente non l'ho detto, ma è abbastanza scontato, non mettetevi a fare i rulli sul marmo o sul parquet perché il sudore ovviamente rovinerà anche questi materiali. Se proprio non avete altri pavimenti in casa, mettete un tappetino in gomma come questo prodotto da Wahoo, che è anche facilmente lavabile in modo da poter togliere sudore e cattivi odori facilmente. Una volta arrivati alla primavera poi si potrà vedere com'è la situazione, se la protezione ha funzionato bene. In ogni caso il nastro vi consiglio di sostituirlo perché quello per forza di cose avrà assorbito un sacco di sudore, ma per il resto dovremmo essercela cavata bene. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel like, commentate qui sotto scrivendo come vi occupate della vostra bicicletta durante l'inverno o se non ve ne occupate proprio, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!